e noi siamo in grado di collegarci con Gigi Del Neri, che vediamo già all'opera addirittura con le tattiche. Buon pomeriggio, mister! Allora, quando viene su da qua, ho detto, qua che mettiamo il fosso con i squali, qua che, cattivi come i simesi, per voi cattivi come... qua che mettiamo la macchina della finanza, così mi mia fin qua, va bene? Allora, mister, è collegato con Telearena in questo momento. Buon pomeriggio, le facciamo un applauso! Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Mancano 20 minuti, poco più di 20 minuti all'inizio della partita. Sta disegnando la tattica. Sì, quale partita? La partita che andrà in scena lì, sì, da lei. La mia contro Chievo, sì. Oggi sarà una partita difficile, una partita da prendere con le mode. Mia grandissima colpa, tenere sul capo, fare un salto, fare un altro, fare la giravolta, fare un'altra volta, guarda in su, guarda in giù, e dai un bacio a chi vuoi tu. Sa mister che c'è Romano Mattè, che è uno specialista di tattica. Adesso vuole spiegare cosa ha preparato per frenare il Chievo. Anzi, noi speriamo che il Chievo faccia il risultato oggi a Marassi. Cosa ha preparato? Qual è la diga? Allora, praticamente, come ti vedi qua, che mettiamo dei divieti di svolta, qua non gara passare nessuno, dopo qua cattivi come i simesi, e dopo fai quel che vuoi. Fai quel che vuoi, Luca, voi della gente, 11 leoni in campo, ho capito? Perché se la va storta ancora, mi dico che bisogna che vada a chiedere che fai Pandori. Sì. Sì, vorrei chiederti una cosa. Tu sei stato uno splendido condottiero, timoniere della favola del Chievo, che è divenuta leggenda, probabilmente irripetibile. Bravo. Come ti trovi oggi? Qual è stato d'animo vivi a giocare contro il tuo passato? Se guardo il cuore, mi piange il cuore. Se guardo il quaia, mi piange il quaia. Purtroppo è così. Allora, chiedo scusa, Franca, mi sente? Sì, no. Se ha bisogno di qualcuno per asciugare i capelli, eccetera, se stasera ancora va mai, che telefono, contestazioni, spero di no, cioè, un conto, vediamo come va la partita, Gigi, io mi auguro insomma che sia più che contestazioni, che sia un incitamento al sottoscritto, perché se no è brutta qua. E allora, mister, che clima si vive lì allo stadio? È un clima di paura, perché sicuramente le squadre tenderanno a non scoprirsi, perché insomma, se vinco mi salta Corini, se vince Corini salto mi, e schissa botton salta macaco insomma. Allora, praticamente tenderemo a non scoprirsi, sperando che vinca il migliore, insomma. Non voglio avere privilegi ai danni del mio amico Genio, però insomma, qua che a salvarsi. Io vorrei fare una domanda al nostro Del Neri. Una domanda di che tipo? Un po' provocatoria. Allora, quanto devo essere? Sta dando disposizione dalla panchina. Saltalo! Aspetta, vediamo se riesce a sentirla. Quattro giù! Mister, lei ha avuto per qualche tempo... Prego. Un eccellente attaccante che si chiama Tiribocchi. Tiribocchi. L'ha utilizzato pochissimo. Quando entrava in campo solo magari mezz'ora, 20 minuti, una volta su due faceva gol. Era uno dei pochissimi attaccanti del Chievo che sul piano del tiro in porta è piuttosto carente, che tirava. Come mai l'ha utilizzato poco? E vorrei domandare a Campedelli, che non c'è, come mai non l'ha riacquistato? Perché io credo che il Chievo abbia bisogno di qualcuno che tiri in porta e centri la porta. Allora, no, a parte il nome, che è tutto un programma, Tiri Bocchi, tirava in porta per forza. E per altra roba, diciamo che al momento non lo vedevo in forma, no? Non lo vedevo in forma, è come il grana, se il grana te lo vedi in forma... Vabbè, insomma, sta divagando. Non lo vedeva in forma per un intero campionato. Avrà avuto dei momenti. C'è un pizzico di polemica dell'avvocato Guerrero. Io lo comprerei subito Tiribocchi, anche se adesso non so dove giochi. Adesso gioca nella Provercelli. Non è più nell'Atalanta, deve essere nella Provercelli. Ieri ha segnato un gol. Ecco, lui è uno che segna durante il campionato parecchi gol dovunque giochi. Calcio di rigore a favore del Chievo. Abito Olga mia. Mister, ci dica con parole sue cosa dirà dopo la partita a San Perisi, perché una roba del genere non l'ho mai vista, cioè un rigore così inutile, una trattenuta così inutile.
a San Perigi, dopo quando andiamo in spogliatoio, che si un muso. Invece, col 2-0 cominciamo a stare abbastanza tranquilli. C'è mister De Neri che è già preoccupato, mi sembra. Ma mister De Neri l'ho visto gelato in un primo momento, poi si è incavolato, perché si è accorto che forse c'era un fuorigioco. È a telefono addirittura dalla panchina. Sì, no, all'Iperfamila, aveva fatto domanda all'Iperfamila. Anche al magazziniere col muletto, qualcosa. Sta cercando lavoro. Guardia notturna, va bene, guardia notturna. Lì, qui lì che ha la pistola finta, sì, va bene. Si sente, mister, si sente un po' sulla graticola oggi. Sente un po' sulla graticola. Io sulla graticola, mi sento come la Nuganega. È vero, veramente. 2-0. Gol fuori gioco, un gol. E il rigore era grosso come una casa, ma anche il fuorigioco era grosso come una casa. Comunque, l'arbitro può sbagliare come i giocatori, dice, però dopo... che macchina gallo che l'arbitro lì. No, lasciamo stare, allora sì. Proprio un codico che doveva giocare bene. Poi contro il suo maestro, no? Lo so, purtroppo. Perché ha insegnato bene. L'allievo che supera il maestro, purtroppo. Speriamo ancora un tempo, mister. Ti vedo bloccato, sono preoccupatissimo. Per trovare un posto a Del Neri o per il Chievo? No, Del Neri è già assunto. grazie avvocato, grazie. Per gli straordinari sabato e domenica. Anche perché avremo da fare qualcosa qua per rescindere il contratto, perché lui me l'ha fatto per 2 anni a tempo determinato, però mi vuole indeterminato, lo capisci? Vuole una consulenza. Questo è Chievo. Avvocato, hai un posto nel tuo studio per Del Neri eventualmente? Non so, fare qualche fotocopia o cose di questo genere? Sì. Perché lo vedo molto preoccupato. No, ha già il troll, ha già preparato il troll. Sa usare il computer? No. Spero di aver messo dentro tutto quanto. Ha sentito la domanda? Mister, lei sa usare il computer? Perché io non so usare il computer. No, neanche me. Allora impari e viene il sabato e la domenica straordinari quando la mia segretaria è in ferie. La fotocopiatrice sono modulata, anche il Telex. Ah beh, siamo a posto, ma quello sono buon capito. Abbiamo Riccardo Bertè in linea, mi dicono dalla regia. Allora Riccardo, raccontaci tutto. 10 minuti in questo secondo tempo, il risultato sempre di 3-1 a favore del Chievo, grazie. Fai! Dove ti ho messo il mio rasoio? Gigi, e non canto più! Ti avevo detto che non avrei scommesso nulla. Sì, una partita. Grazie De Gendert. Arrivederci. Scusa Gigi, sì, no, volevo fare anch'io un complimento e una critica alle gambe, cioè un complimento, bravissime, una critica, vi manca un uomo lì in mezzo, tra un pochettino, guarda, posso liberarmi, sono buone ballate, tip tap e vale, vale. Mi metto anche il tutù. Allora, tra pochissimo, sì. Luigi Del Neri. Dobbiamo, sì. Luigi Del Neri, sì. Sentiamo. Gol a macchina mia, ancora per poco, sì. Automunito, militesente, sì. Al mercato, va bene. Al kiwi, va bene, al kiwi, d'accordo. Mister, è finita la partita. Sì. È preoccupato, abbiamo visto contestazioni, scene già viste l'anno scorso tra i tifosi del Genoa e i giocatori. Insomma, non è un gran momento per lei anche. Assolutamente non è un gran momento. Adesso vado all'intervista diritto in televisione e dirò la verità. Le colpe di Robby De Luca, che canta quando non gara a cantare. E canta quando non gara a cantare. Allora... E lo ricordiamo, perché... È stato il tormentone di tutta la puntata quando cantava Robby De Luca, il Chievo segnava a grappoli. Possiamo dire segnava a grappoli, Lina? È consentito? Guarda, è un come si può dire, un mix, canta lui, segna il Chievo, ecco. Tanto che volevo cantare anch'io prima con lui, il Chievo, anche se sono stonata. Allora, mister, noi dobbiamo congedarla perché adesso, certo, va alle interviste. Ma vera io da dire, canta tu. cosa pensa per questa settimana? Guarda, mi adesso ho casa e domande a nastro, butto fuori domande a nastro in giro dappertutto, insomma, vedevo un po' come va, adesso sentirò il mio presidente cosa dice, ma
insomma, il mio so più sa fare. Non so più sa fare, i giocatori in campo fa quel che vuole, se sbaglia gol è mia colpa mia. Le siamo vicini, le siamo vicini. Grazie. Invece un applauso a Beppe Bifido, grazie, perché per tre ore con questa maschera, grazie, tra poco ti vedremo a viso scoperto. Grazie, grazie a Beppe. Ciao a tutti. Avvocato, ciao. Allora ce la fate.